nome di Novalesa evoca immediatamente l'abbazia millenaria, questo complesso monastico nato nell'VIII secolo sulla via Francigena ai piedi del colle del Mongenisio. Eppure questo paese che abbiamo visitato nell'ambito della nostra rubrica Venerdì dal Sindaco ha molto altro da offrire a chi ama l'arte, a chi ama la natura, e naturalmente ce l'ha raccontato la sua prima cittadina. Piera Conca dal 2018 guida l'amministrazione comunale di Novalesa, ci traccia un po' la carta d'identità di questo paese. Sì, Novalesa è molto famosa come storia, perché ci sono passate molte persone famose, da Carlo Magno, Annibale e molti papi, imperatori e tantissimi pellegrini, perché era giustamente la via Francigena che passava con il valico del Mongenisio, ed era l'unica strada, finché all'epoca napoleonica è stata poi fatta una strada nuova, l'attuale statale 25 di collegamento con il Mongenisio, in cui ha tagliato fuori gran parte della Val Cenisca, dove Novalesa fa parte della Val Cenisca. È un piccolo comune con 540 residenti. È una piccola comunità, ma solida. Comunità solida che ovviamente è conosciuta soprattutto per l'abbazia, ma in realtà c'è molto altro da vedere nel centro storico di Novalesa. Attualmente a Novalesa si possono visitare tantissime cose. C'è la bellissima chiesa parrocchiale di Santo Stefano, dove custodisce delle tele molto famose che Napoleone ha voluto dare dapprima all'ospizio del Mongenisio e poi sono state portate nella chiesa parrocchiale qua di Novalesa. Poi c'è appunto la via Maestra, la via centrale, la via Maestra, dove era la strada di transito, e ci sono tantissimi affreschi sulle case private. Abbiamo una famosa casa degli affreschi, bellissima, che sicuramente sarà stato un hotel. Poi ci sono le bellezze naturali. Novalesa è circondata da montagne, tra cui la più famosa è il Rocciamelone, siamo al piede del Rocciamelone. Poi ci sono delle cascate bellissime, che da fare delle escursioni turistiche, proprio tante escursioni turistiche, sia a piedi, passeggiate a piedi, che in mountain bike. Ci sono dei sentieri tenuti in ordine dalle associazioni private, dai volontari. Dal punto di vista sociale c'è associazionismo, ci sono persone che lavorano per il paese, oltre naturalmente alla sindaca e ai consiglieri comunali. Ci sono tantissime associazioni, abbiamo anche il museo etnografico nella sede dell'ex municipio, abbiamo appunto questo il museo etnografico, dove riporta la vita di un tempo. Cosa si fa a Novalesa per mantenere questo territorio e magari cosa potrebbero fare gli enti sovraordinati, la città metropolitana, la regione, per aiutarvi a mantenere questo territorio? Noi abbiamo, avendo tante cascate, abbiamo anche il problema dell'assetto idrogeologico e purtroppo quasi tutti gli anni abbiamo degli eventi franosi, quindi abbiamo proprio bisogno di aiuti dall'esterno, perché noi con le nostre forze non è che riusciamo però siamo abbastanza aiutati sia dalla regione che anche dalla città metropolitana. Allora, abbiamo accennato all'abbazia, quanto è importante dal punto di vista turistico ed economico per questo paese avere un bene così riconosciuto a livello mondiale? È molto importante, perché appunto Novalesa è conosciuta soprattutto per l'abbazia, però vengono all'abbazia, però tanti turisti ne approfittano anche per visitare proprio il borgo di Novalesa, quindi dà anche importanza proprio a tutto il paese, a tutta la cittadinanza di Novalesa. Ci spiega quanto è difficile e quanto è facile in alternativa fare il sindaco di Novalesa, quanta passione soprattutto ci vuole? Soprattutto ci vuole passione, e poi comunque non è tanto semplice in questo periodo, perché ci sono tante difficoltà, le difficoltà prima di tutto finanziarie, perché non è semplice poter portare avanti una comunità se uno non ha le risorse, e le risorse non è che sono tante. Quindi uno cerca di
di farle il meglio possibile, di utilizzarle il meglio possibile. Sul territorio sicuramente, perché la prima cosa è il territorio, che comunque devo proprio ringraziare tutti, sia dalla popolazione che tutte le associazioni, che è proprio un forte aiuto del mantenimento del territorio. Per chiudere, ce lo fa un invito a visitare Novalese, ma in franco-provenzale, che è la vostra lingua madre? Venire a Novalese, perché è tanto bella, a visitare Novalese, che è bellissima.